Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Allora, eccoci qui con gli acquisti che ho fatto al Romix. Sì, perché sapete, io ogni anno non me ne perdo uno. Sì, lo so, direte tutti, il Romix fa schifo, l'unico bello è il Lucca oppure il Comic-Con, bla bla bla. Lo so, ragazzi, ma io abito vicino Roma, quindi che cosa vuol dire? Che la fiera più vicina per me è il Romix, quindi per questo io non me ne perdo una. Mettiamo i puntini sulle i. Tralasciando questo, sono qui per mostrarvi gli acquisti che ho fatto. Non sono stati tanti quest'anno, ormai a lungo andare sono sempre di meno, però io ci tengo sempre comunque a mostrarveli. Allora, per quanto riguarda i fumetti, ho fatto innanzitutto un recupero perché c'era lo sconto, non per altro, e sto parlando di I Love Suzuki-kun. Sto parlando di uno shoujo ormai datissimo, si compone di 18 numeri e è della Star Comics. Io appunto alle fiere cerco di fare questi recuperi perché magari ci sono numeri che costano meno, eccetera eccetera. Questa serie infatti io sono arrivata al numero 9 e poi l'ho abbandonata, però la storia mi piaceva molto e quindi ho trovato questa occasione a metà prezzo ogni numero. Purtroppo mi serviva il 10 ma non c'era, e ho trovato però l'11 e il 12, me ne mancano ancora un po', però piano piano ce la stiamo facendo a recuperarlo. Per quanto riguarda i fumetti, poi ho fatto due recuperi per quanto riguarda la manga Senpai. Infatti sto parlando del fumetto di Giulia Della Ciana, non so se mi sta vedendo, comunque in caso ciao Giulia. Ho preso Butterfly Effects numero 5 e numero 6, che ricordo appunto il numero 7 uscirà a Lucca Comics di quest'anno. Io purtroppo non ci sarò e quindi me lo perderò purtroppo. E quindi ho fatto un recupero, devo ancora leggerli, però più o meno mi sono spoilerata qualcosa, devo sapere. Per chi non conoscesse questo manga, ribadisco sempre che è di un'autrice italiana, è uno yuri sostanzialmente dalle tematiche un po', come dire, scolastiche, un po' shoujo potremmo dire, però dal punto di vista yuri. Il tratto è molto molto carino e è sempre comunque consigliato. Cercavo poi la casa Obake in realtà, ma purtroppo non c'era quest'anno e quindi non l'ho potuto recuperare alle Cucca. Pazienza. Comunque, a parte questo, sono andata poi allo stand della Tunue, perché sapete io sto amando sempre di più le graphic novel ultimamente, soprattutto quelle dedicate ai ragazzi un po' stile favola. E questa volta ho recuperato questo qui che si chiama La spaventosa paura di Epifani Freyjeb, non so come si pronuncia quello, è di un autore francese. Ne parlerò meglio più avanti perché ancora lo devo leggere, e farò presto anche un video credo di tutte le ultime graphic novel che ho letto, quindi ve ne parlerò meglio lì. Comunque i disegni mi piacciono tantissimo, anche i colori, e mi sono fatta assolutamente catturare. Per quanto riguarda i fumetti, purtroppo è finito qui. Un altro acquisto che sicuramente ho fatto è questo che vedete qui, questa t-shirt di Your Name, che sono andata a recuperare allo stand ufficiale appunto della Dainit, perché era da tanto che volevo una t-shirt a tema Your Name. E anni passati, no, l'anno scorso mi sa, avevo visto questa maglietta, me ne ero innamorata però non l'avevo presa, e quest'anno ho fatto questo recupero. Mi pare che l'ho pagato tipo 13,50 euro, mi piace tantissimo e sono contenta di farvela vedere. Inoltre allo stand mi hanno anche dato due coupon per andare a vedere scontato uno dei nuovi film della Nexo Digital. Sapete che questo periodo usciranno e mi hanno dato questi due coupon, e appunto sono per Mirai, Penguin Highway e Voglio mangiare il tuo pancreas, che usciranno prossimamente. A proposito, voi andrete a vederli? Se sì, scrivetemelo qua sotto, perché io non vedo l'ora soprattutto di vedere Voglio mangiare il tuo pancreas perché mi attira tantissimo, però anche gli altri credo che li recupererò assolutamente. Per quanto riguarda il tema fumetto, c'era un'altra cosa che vi dovevo mostrare, che vi mostro ad ogni haul di ogni fiera,
Quindi sapete, penso, di che cosa sto parlando già, e sto parlando delle bustine, le bustine per incartare i manga. C'è qualcuno che ancora mi chiede perché faccio questa cosa. Lo faccio perché sono una collezionista, perché ci tengo a mantenere, a preservare l'albo, e anche perché per la polvere, per non far ingiallire le pagine, eccetera eccetera. Questo è un pacchetto che vendono sempre alle fiere di 100 bustine, costano sulle 7,50 euro. Ho preso il formato manga 1, qui c'è scritto che è per Naruto, One Piece nuovo formato, quindi è quello abbastanza cicciottoso della Star, ma non troppo, arrivando quindi ai livelli della Planet Manga. Un altro acquisto che ho fatto sono questi qui. Ho voluto prendere delle miniature tablet di Sailor Moon, che ormai sto iniziando a collezionare nella mia vetrina. Ho preso 10 euro l'uno, sono abbastanza in realtà. Ci dovrebbero essere le caramelle dentro questi cosini, ma io non li aprirò mai. Una è la penna lunare, perché ce l'avevo da bambina, quella grande, ma credo sia andata persa. E quest'altro invece dovrebbe essere tipo la spilla delle Sailor Starlights, adesso non ricordo di preciso, però mi piaceva, è un pezzo che non ho visto in versione grande Gashapon, e quindi l'ho voluto assolutamente recuperare. Volevo prendere anche il cristallo d'argento in realtà, ma 10 euro l'uno era un po' troppo, per adesso ho lasciato perdere. L'ultimo acquisto che ho fatto è un acquisto imponente ma abbastanza economico, potremmo dire, e sto parlando di questo. Ve lo farò vedere meglio, credo, esposto, se l'avrò già attaccato appunto, oppure in caso vi metto un'immagine qui, perché adesso non lo apro, se no si rovina. È un poster giganterrimo dell'Attacco dei Giganti, perché io sono impazzita per l'Attacco dei Giganti, quest'estate l'ho visto, l'ho amato, soprattutto la versione anime. E guardate qui c'è Eren, vedete qui c'è Eren. e quindi l'ho voluto recuperare, 10 euro, è plastificato, è enorme, non vedo l'ora di esporlo qui nella nuova stanza. Gli acquisti della Romix finiscono qui, come vedete sono stati sempre meno, però insomma alla fine non ho voluto comprare nuovi manga, perché appunto alle fumetterie ho lo sconto, perché sono un cliente di fiducia, ovviamente alle fiere non lo fanno questo sconto, quindi insomma ho preferito fare così e vedrete più manga magari ai manga haul. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Da Ciao vi saluta e ci vediamo in un nuovo video, ragazzi, ciao!